Buon salve a tutti amici di GameExperience.it, io sono Sim e oggi parleremo di Senua's Saga Hellblade 2. Titolo disponibile proprio ora sulle piattaforme Xbox, su PC, Windows e Steam. Molto atteso dalla community Xbox e non solo, soprattutto per quelli che sono gli appassionati dei titoli che puntano tantissimo alla narrativa. Si tratta di un'esperienza davvero molto particolare, forse unica nel suo genere, ma adesso ne parliamo in modo più approfondito. Ma prima di cominciare vi invito ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanella per scoprire quali saranno tutti i nostri nuovi video che usciranno prossimamente. In descrizione a questo video trovate anche la recensione completa e con voto che è disponibile proprio adesso sul nostro sito gameexperience.it, così come tutti gli altri link ai nostri social di riferimento. Ed ora direi che è giunto il momento di entrare nel mondo di Senua's Saga Hellblade 2. I videogiochi sono considerati, per antonomasia, dei perfetti prodotti atti ad intrattenere e divertire. Siamo tutti concordi con questa affermazione, ma sappiamo anche benissimo che esistono delle eccezioni atte a smentire completamente il concetto stesso di divertimento, trasformandolo in qualcosa che viaggia in un senso che definire contrario è solo un mero eufemismo. Giocare e provare al tempo stesso dolore, sofferenza e disperazione non è qualcosa che passa inosservato. E non parliamo solo della storia, ma di tutto un ecosistema esperienziale che ha il potere di edificare una nuova milestone in tutto il settore videoludico. A distanza di 6 anni, la musica non è minimamente cambiata, ma Ninja Theory non è più la stessa di un tempo. Quello studio indipendente ora è divenuto un cavallo di razza nella scuderia dei Microsoft Studios. Quei 15 sviluppatori impegnati nello sviluppo del primo capitolo ora sono divenuti 200 nel secondo, e quelle 15 ore di esperienza si sono trasformate in appena 6 di assoluta intensità. Non commettete l'errore di giudicarle come poche, ma tanto bastano per mettervi lo stomaco sotto sopra e prendere a schiaffi la vostra coscienza. Senua's Saga Hellblade 2 è il videogioco più next gen che potrete giocare su una console. E tralasciate il fatto che gira solo a 30 fps, mamma mia, ma il lato tecnico è talmente solido, talmente fluido, al punto di non farti capire quando stai guardando una cutscene e quando stai giocando effettivamente. E ovviamente la Unreal Engine 5 è pompatissimo e dà una resa visiva impressionante sotto ogni punto di vista, dove addirittura quando guarderete anche solo l'acqua, per dire, vi sembrerà talmente reale che la vorreste proprio toccare quell'acqua. Ma ad ogni modo questo è solo un primo esempio di come possono essere sfruttate davvero tanto queste console attualmente. Poi ovviamente chissà, in futuro avremo sicuramente qualcosa di più, ma ad ora è forse una delle esperienze più complete da questo punto di vista. Oltre al fatto di creare effettivamente un nuovo standard dal punto di vista narrativo, o almeno per quanto riguarda i videogiochi narrative driven, dove si vanno a toccare qualsiasi tipo di emozioni, dove c'è stato uno studio molto approfondito sulla protagonista e sulla sua psiche e di come viene raffigurato ogni dramma all'interno del gioco. Il tutto ha proprio un tocco cinematografico, sembrerà quasi più di vivere un film in prima persona che giocare a un videogioco. È un'esperienza totalmente diversa da qualsiasi altro videogioco che avete provato magari in precedenza. Quindi potrebbe non essere per tutti, effettivamente. Ah, se proprio dobbiamo fare un paragone semplice e stretto, Hellblade 2 potrebbe essere paragonabile a un'esperienza culinaria in un ristorante stellato. E so già cosa state pensando, perché questa citazione mi è stata rubata da Andrea Riviera di Tom's Hardware, che saluto, che come gliel'ho detta nel privato mi ha detto «Ah, cavolo! La devo dire anch'io!» Però, spero mi abbia citato almeno da qualche parte. Comunque, tornando alla cucina stellata, è proprio la differenza nel dire vado a mangiare in un ristorante stellato e mi faccio un piatto di pasta a casa mia. È la differenza del nutrirsi e del mangiare e degustare un piatto. Sono due cose molto diverse, molto separate. Quindi forse il paragone con Senua's Saga e Hellblade 2 è proprio questo. Stai vivendo un'esperienza senza precedenti. Ma c'è sempre un ma. Perché avremmo voluto dare un perfect score a questo gioco, ma non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto perché, dal punto di vista di gameplay, le vere e proprie novità
rispetto al primo capitolo non ci sono, perché pad alla mano sembrerà effettivamente di giocare al primo capitolo di Senua Saga Hellblade. Non troverete delle grandi difficoltà nel giocare anche il secondo, così come non troverete neanche grandi novità rispetto al primo capitolo. Tuttavia, tutti quelli che erano i punti di forza del primo capitolo sono stati espansi ed esplosi alla massima potenza. Quindi se vi ritrovate tra le mani qualcosa di già visto, allo stesso tempo vivrete un'esperienza completamente nuova. Quindi tutto quello che non vi stupirà dal punto di vista di gameplay, però vi stupirà su tutto il resto. La narrazione è una cosa completamente fuori scala. È forse un nuovo standard per quanto riguarda i videogiochi narrative driven. E il fatto che il gioco duri circa 6-7 ore a discapito di qualcosa di più rispetto al capitolo precedente è risultato essere più che necessario, perché è un'esperienza molto forte da vivere. Così come anche la gestione della fotografia di tutto quanto. Appunto, tornando al discorso di prima, che sembra gestito come se fosse una sorta di film, è perché è curato anche da quel punto di vista, inquadrature, gestione delle luci, tutto quanto ti fa davvero sentire dentro in quel mondo. Ad ogni modo, un bel 9 se l'è meritato, e io vi invito nuovamente di andare sul nostro sito ufficiale gameexperience.it e leggere la recensione completa scritta dal nostro caro Dino Cioce, in modo da approfondire ogni aspetto sul gioco. Sicuramente realizzeremo anche altri articoli dedicati alla photo mode e anche altri aspetti che riteniamo essere vincenti del gioco, ma chissà che magari esca anche qualche altro video a riguardo. Quindi vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella sul canale ufficiale di gameexperience.it, e vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima.